amiche dello Pipiccio e amici tutti, benvenuti alla 43esima edizione del Social Giornale in compagnia del nostro amico Davide Botti. Buongiorno social spettatori, buongiorno. Davide, ho visto che sei andato in giro per la città mettendo un po' di pepe in mezzo ai cittadini. Sì, sì, ai cittadini erbesi, perché sono andato in giro a Erba a intervistare i cittadini erbesi riguardo la questione sindaco e totosindaco. Totosindaco, ricordiamo che vede sul podio due giovani. Esattamente, esattamente, quindi già la cosa si muove, l'argomento è scottante, nonostante ho visto i cittadini erbesi colpevolmente poco interessati alla Repubblica Erbese. Beh, no? Guardiamo subito il servizio allora. Chi vorresti come nuovo sindaco? Penso però sia prematuro adesso a novembre fare dei nomi, perché siamo in un periodo dove si stanno scaldando gli animi e si è sempre pronti a ribadire colpo su colpo con ogni mezzo possibile. Chi vorrebbe come nuovo sindaco? Non quella che c'è adesso, naturalmente. Quale motivo? Non è il massimo per me. E lei ha qualche idea su quale vorrebbe che sia il nuovo sindaco? Sicuramente no, non so, Ghislanzoni si presenta, già, vabbè. Sì, Claudio potrebbe presentarsi, no, sì. Non è il massimo, però è già forse meglio della Tilly. È proprio il caso di dirlo, in medio stat virtus, Simone Coira non si è sbilanciato neanche un pelino. Veramente rimpiange la democristianità degli anni 70. Ma se, rimaniamo sempre a Erba. Rimaniamo giusto, sempre Simone? A Erba, soci spettatori, questa settimana un bellissimo articolo sulla provincia titolato Air Brexit. Ci siamo chiesti cos'è e abbiamo scoperto che, ahi noi, il comune di Erba uscirà per una mancanza di fondi da questa, se così possiamo descrivere, associazione di comuni. Quello che ci siamo chiesti noi, e abbiamo chiesto ai microfoni del TG Oz, è: ma noi vogliamo sentirci italiani in Europa o europei in Italia? La risposta non la sappiamo. Non la sappiamo, la chiediamo anche a voi, socio-spettatori. Intanto guardate chi abbiamo ai microfoni del TG Oz. Buongiorno, socio-spettatori. Ci troviamo nell'ufficio Conti Errati di Palazzo Mainoni. Come potete vedere dal grafico, per la terza volta, abbiamo raggiunto il punto mortale, ovvero il punto di uscita da questa associazione di comuni europei. Beh, io immagino che far parte di questa associazione possa portare dei benefici alle politiche sociali europee per dei giovani come quelli della nostra età, che si attivano su tavoli linguistici, corsi di lingue per approcciarsi al mondo europeo. Credo che questa potesse essere un'occasione più che valida. Beh, non avremo più questa occasione, perché per colpa di questo deficit di 600 euro, socio spettatori, 600, usciremo da questo punto, punto importante, usciremo dall'Europa. Noi ci attiveremo con dei crowdfunding incredibili pur di entrare ancora in questa associazione di comuni. Detto questo, dall'ufficio e conti sbagliati di Palazzo Marinoni è tutto. A voi in studio. Franco, oh Franco, dottoressa Rossini, ma cosa ci combinate? Ma cosa ci combinate? Perché questa uscita? Dai, cerchiamo un crowdfunding, ma riusciremo a rimanere in Europa? No, vi aspettiamo, aspettiamo vostre notizie. Cambiamo argomento, passiamo da Erba, passiamo in Ufficio Zappa, dove questo giovedì 24 novembre si terrà il Thanksgiving Day, festa tutta americana che sbarca in Italia grazie... No, sbarca dove? In Opificio Zappa, in Italia Opificio Zappa, mi corrigi sempre, Italia Erba Opificio Zappa. Qui da noi stati siamo una delle poche realtà che festeggiano l'unica realtà, il Thanksgiving Day. Invitiamo tutti i social spettatori a venire in Opificio a mangiare il tacchino, e noi abbiamo intervistato Michela Fumagalli. Hello everybody, we are here with our president, Michela Fumagalli, president Michela Fumagalli. We are having our Thanksgiving Day at Opificio Zappa on Thursday night, so if you want to join us, we are... We will be here having dinner, having turkey, having mashed potatoes, having pumpkin pie, whatever American people eat on Thanksgiving Day. And we're having wine and beer and whatever American people drink on Thanksgiving Day. And so we are waiting for you. Yeah, with loads of nuts and chestnuts and things. So come join us at Opificio Zappa, eat with us, and it's gonna be amazing. Socio spettatori, rinnovo l'invito a partecipare a questa bellissima serata a tema americano con degli americani. Ma
rimaniamo in ufficio Zappa, Davide, sì, perché nostra associata, una delle prime associate, Marta Rioli, da gennaio sbarcherà alla Scala di Milano. Siamo veramente contenti, le auguriamo buona fortuna e che porti un po' di artigianalità anche in quel di Milano. A Milano, rimaniamo sempre in ufficio perché lunedì 28 novembre ci sarà un incontro dedicato al referendum del 4 dicembre in cui noi esploreremo in modo completamente imparziali le idee di nostre associate. Invece, se volete passare una serata un po' più leggera, sabato prossimo in opificio Zappa, sempre allestiremo tutti insieme il Natale. Dunque, passate a trovarci adesso, per respirare questa aria natalizia. Ma ecco, io spero che nevichi. Guardiamo un attimo nella Bomba meteo. Bomba meteo, buongiorno socio spettatori, siamo qua per illustrarvi il meteo su erba di tutta la settimana, che sarà prevalentemente piovoso e ci saranno le temperature in calo, ma si alzerà qualcos'altro, l'umore. Effettivamente, come vediamo alle nostre spalle, le nostre amiche che ci seguono dal nord Europa e guardano il TGOZ mentre fanno la sauna. E dopo questa bomba, a voi studio. Tempo di saluti. Sempre triste. Aspetta, salutiamo, saluti internazionali. Sì, perché c'è gente dalla Svezia che ci guarda. Palesatevi, svedesi. Salutiamo tutti quelli che ci seguono dalla Svezia. Dite qualcosa, siamo noi che vi seguiamo dalla Svezia. Ma tornando più qua vicino, insomma, salutiamo Beatrice e Riccardo Ridelli che ci seguono sempre, i nostri grandi salutiamo fans. Salutiamo invece dalle zone da Cesana Brianza, Irene Arrigo, Serena Mazza. E poi scendiamo a Mariano Comense. Mariano Comense, il presidente dello Jean Monnet spagnolo. Alla prossima! Ciao!